I danni maggiori alla Pietà conservata nel Museo dell'Opera del Duomo, l'ultima delle tre scolpite da Michelangelo, li ha forse procurati proprio lui, che non soddisfatto del risultato tentò di distruggerla. Glielo impedì il suo servitore. Michelangelo era anziano, in preda a crisi depressive e religiose profonde, tanto che raffigurò il suo volto in quello di Nicodemo, che insieme alla Madonna, a differenza delle altre pietà, sorregge il Cristo deposto dalla croce. Del resto, l'opera era destinata alla sua tomba, che lui si figurava in una chiesa romana. Lavorava di notte, insonne, alla luce di una piccola lanterna che illuminava solo le sue mani che scolpivano il pezzo di marmo, un marmo duro che a contatto con lo scalpello faceva scintille, racconta Vasari. Si accorse solo dopo Michelangelo che quella magia per cui riusciva a vedere nella pietra l'opera già finita si era affievolita, le gambe del Cristo non erano proporzionate. Pensieri di un genio anziano. La Pietà Bandini, dal nome del primo acquirente, è un capolavoro e come, che adesso verrà sottoposto a un restauro conservativo, finanziato dai mecenati di Friends of Florence. Fino all'estate 2020 sarà comunque possibile ammirarla, perché il cantiere è, come si dice, aperto, progettato appositamente nel luogo in cui l'opera è stata collocata nel 2015. Un'opera, come ricorda il direttore del Museo dell'Opera del Duomo, infinita. Molte sue opere non sono state portate al stato perfetto di finitura che il Cinquecento si aspettava. Noi oggi ragioniamo su questo, forse lui non voleva finire queste opere. Però io ho suggerito che laddove noi moderni parlano delle opere non finite di Michelangelo, non dire non finito, ma infinito. Questa è un'opera infinita. Lo stesso fatto che lui non ha definito ogni particolare lascia noi liberi di immaginare.